Ed eccolo qua. Perfetto anche lui. Tutte le statistiche al 99. Non ho nulla di cui preoccuparmi ora. E queste sono tutte le persone che ci porteremo con noi nella nostra battaglia finale. Sono contento della mia squadra. Baal, diciamo che è stato l'unico dubbio in realtà, perché ho detto: vorrei prendere Izanagi Picaro, ma abbiamo già Izanagi no Okami Picaro e Izanagi no Okami normale. Ho detto, ci sarebbero troppi Izanagi poi in questa squadra. Lascio Baal perché comunque è una bella persona. E tutte quante a livelli di statistiche sono al livello massimo. C'è voluto tanto impegno e tanto tempo, ma alla fine è stato tutto ripagato. Perfetto, usciamo da qui, forza! Stiamo tornando indietro. Al momento 367 fiori, andando te ne spariranno. Non importa, non ci servono più, Morgana. Non c'è più nulla che Yose possa darci. Oh, Kaetaka. Bentornato, faceva piuttosto freddo là fuori, vero? Oramai vivi qui da quasi un anno. Come al solito, non sembriamo una famiglia normale. Ha detto che siamo una famiglia. Il bambino ha scritto un altro post sul fansite. Mamma e papà non vogliono più divorziare. Sembrano felicissimi. Credo che i genitori siano riusciti a chiarirsi. Hanno in programma una piccola gitarella familiare il prossimo weekend. Tutti e tre insieme. Che splendida notizia. Già, felice di aver fatto la differenza. Avere un padre di cui potersi fidare che fa davvero parte della famiglia ti fa stare da Dio. Oh. Direi che abbiamo salvato una famiglia. Assurdo però che suo padre si sia compromesso tanto. Meglio stare attenti alle idol. Vero. A quanto pare iMask ha cancellato tutti i suoi video e li ha sostituiti con dei video di scuse. Ma poveri. Allora, a parte tutto, però, cazzo, hanno fatto cambiare completamente passione a una persona. Non so quanto sia giusta la cosa. Come sta andando? Beh, gli Ether ci sono ancora, ma almeno non incasino ulteriormente le cose. Credo che le scuse stiano migliorando leggermente la situazione. Ho visto un altro post sul fansite. Mio fratello ha chiesto scusa al resto della famiglia, sembra felice. Magnifico, sono felice che tutto sia finito bene. Meno male. Sembra che si sia scusato con tutti, è fantastico. Le scuse non risolveranno subito le cose, ma ora dipende tutto da lui. Buon per lui, covo dei ladri aggiornato. Ah, per cosa? Ah, lo so io per cosa. Abbiamo battuto l'Avenza dopo tutto, no? Ora abbiamo anche il trofeo della vera riabilitazione. Eccolo qui, guardalo, guardalo. Qui le gemelline e qua l'Avenza. Io sono sconfitto, le gemelle sconfitte e l'Avenza sconfitta. E anche il mietitore, giusto per aggiungerlo. Ci manca solo effettua l'abbattimento acrobatico 30 volte. Nulla che non possa eseguire, però effettivamente mi è capitato poche volte di usarlo. Dovrei usarlo più spesso, effettivamente. Poi ci manca questo e volere mio di avere fidanzata come Futaba. Se no, se avessimo detto anche a Futaba rimaniamo amici, anche questo l'avremmo completato. Ci mancano altri 13 fuori campo, altri 4 giochi da giocare nella stanza, usare per un bel po' di volte il bagno pubblico, e questo effettivamente è un po' una rottura di balle. Ci manca lavare altre 2 volte equipaggiamento, ma lo farò più avanti nel prossimo let's play, non mi va certo di farlo qui. E fare 100.000 punti a sto cacchio di laghetto. Che palle dover consumare le serate per niente. E una volta completati questi pochi obiettivi, anche gli obiettivi secondari saranno tutti completati. Avrò completato effettivamente il gioco al 100%. Mentre invece nella galleria ci manca ancora questo, ma non so cosa sia effettivamente. In realtà credo di saperlo. Credo di saperlo però. Ecco qua gli ultimi inserti che ci mancavano. Quelli di Lavenza, mamma mia. Quella Insta Kill era veramente una... era un fastidio assurdo. E invece nel concept art, ecco qui anche Lavenza. Oh, caruccetta lei. La serata è ancora lunga. Chiamiamo Kawakami. Mettiamo sullo scaffale le bambole. Oh, ecco anche Buchimaru. Passiamo anche questa serata in palestra. Prendiamo le proteine di importazione. E sono altri 9 HP e 7 SP. Più il frullato iperproteico, 5 HP e 3 SP. Ok, andiamo a casa. Perfetto.
Eccola qui, domenica 29. La domenica dove sfrutteremo per l'ultima volta il Jazz Club. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi. Vuoi dare un'occhiata? Quanti giorni mancano? 5, perfetto. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Che cosa abbiamo in serbo per voi oggi? Set energetico, risvegliate il corpo, vivete i vostri sogni. Salvezza S, muscoli S, scorza dura S, pie veloce S. Tutto in un solo set, assurdo. Ma aspettate, c'è dell'altro, il set della resurrezione. Così buono che può rianimare chiunque. Pappa reale R, melon pan. Entrambi in oggetti, un unico set, incredibile. Wow, sono due oggetti fantastici. Non saprei quale scegliere. Se un prodotto in edizione limitata sarà disponibile solo soltanto per oggi. Naturalmente prezzo giusto, non vedete più una affare del genere. O i telefoni stanno già squillando senza sosta. È ora il momento di comprare. Prendo il set di resurrezione, ma giusto per comprarlo. Non che ci serva, però meglio stare sulla sicurezza. Oh, sono entrambi esauriti. L'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile. A presto allora, alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci vediamo. Ora dobbiamo solo aspettare. E questo era anche l'ultima televendita che avremmo sfruttato. Che si può fare questa mattina? Già che ci siamo, andiamo a sfruttare un attimo Yusuke. Ti chiedo di duplicarmi Danza di Ali, perché così almeno ne avremo due al prossimo giro. È venuta benissimo, prendi. Grazie. Devo fare anche un po' di carte di quelle che mi mancano. Devo sfruttare questi 5 giorni per prendermi le ultime carte mancanti. Mi chiedo se uscire con Sumire ora ci porti a qualche beneficio. Ma penso che andrò al tempio. Non mi dispiacerebbe, certo, sfruttare questi ultimi giorni per passarli con i nostri companion. Però, d'altra parte, vorrei anche aumentare i miei SP in modo molto prepotente, come ho già detto più di una volta. Quindi entriamo al tempio e ci facciamo questi 12 SP regali. E sono 12 SP, perfetto. E come ho detto, questa è l'ultima domenica che sfrutteremo al Jazz Club. Tra l'altro, piccola parentesi, quando ho fatto il mio primo let's play, io a questo Jazz Club ci sono andato proprio così, per sfizio, e ho scoperto proprio andandoci che c'era questa abilità, il signore della magia appunto, e allora ho detto, quasi quasi invito Han, perché come vi avevo detto, era questo il giorno in cui nel mio primo let's play sono andato al Jazz Club, e allora ho detto... Perché no? E invitiamo Makoto. Perché invito Makoto? Perché Han ce l'ha già, gliel'ho già insegnato. Makoto, anche lei, c'ha debilitazione, scacco matto a tutti, che costa comunque 90, è una bella batosta. All'inizio ero un po' nervosa, ma stranamente è rilassante. Quindi aumentarle, anzi diminuirle, il costo di SP è una cosa buona. Mi piace, i cocktail che bevono gli adulti sono come questi. Lo scoprirai l'anno prossimo, tanto diventi maggiorenne. Imparando a cucinare inizia a essere esigente quando si tratta di strumenti da utilizzare. Ad esempio vorrei un coltello che tagli bene e non scivoli, o una padella che sia antiaderente. Continuando a imparare finirò per diventare sempre più selettiva. Beh, una cosa buona, no? Ho chiacchierato un po' con Makoto. Oh, grazie, mi è piaciuto. Si è fatto un po' così tardi. All'inizio ero un po' tesa, ma qui l'atmosfera è molto accogliente. Parlare con te mi ha aiutato a ricordare i miei veri propositi. Ti ringrazio. Grazie a te di essere venuta, Makoto. Signore della magia, cosa lo mettiamo? Al posto di bomba accecante, che tanto non ce ne frega niente. Grazie per avermi invitato, è stato davvero interessante. Oh, guarda che ore sono, ci conviene andare. Certo. Ci vediamo presto. Certo, Makoto. D'altronde anche fungo atomico non costa certo poco, e quindi anche Makoto è un'ottima scelta da dare questa abilità. Giorno! Il grande giorno è quasi arrivato. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. Ora dobbiamo aspettare. Hai da fare oggi? Se vai ad allenarti in Memento, vengo con te. No, non ci torneremo, mi dispiace Ryuji. Dobbiamo andare, Coso. Non vorrei mica andare nel panico per non esserti preparato a dovere.
Più preparato di così, Ryuji. Sai come si dice, non piangere sulla bibita versata, o qualcosa del genere. Comunque, fammi sapere se ci troviamo al ritrovo, ti aspetto. Certo. Ma ci siamo stati 2 giorni fa nel Memento, più allenati di così, Ryuji, che cacchio vuoi fare? Aspetta, Futaba, voglio uscire un po' con lei. Oh no, non c'è, che palle. Voglio uscire con la mia fidanzata, perché non c'è mai? E allora andiamo di nuovo al tempio. Ryuji diceva che dovevamo essere pronti. Beh, io sto preparando la mia mente per avere molti SP. E ne abbiamo aumentati di 12. Ehi, è arrivato un altro pacco per te. Che cosa hai ordinato? La roba della televendita, Morgana. Chissà cosa succede se passiamo la serata con Sojiro. Non ho altro da insegnarti, ma tu sei disposto a darmi una mano in caffetteria? Perché no? Aiutiamolo. Posa la tua roba e prendi un grembiule e ricorda di lavarti le mani. Magari succede qualcosa. Le indicazioni di Sojiro sono estremamente precise. Ho fatto cose come mi ha detto. Ok, non è successo niente. Potrei regalargli qualcosa di utile. Un robot aspirapolvere. Hai preso questo per me, ma non sono cari. Wow, stavo giusto pensando a quanto ne desiderassi uno, ma non avrei mai immaginato che me l'avresti regalato. Grazie, davvero. Mi hai fatto un enorme favore. Oh, Sojiro, come ti si vuole bene. Credo di aver proprio conquistato il cuore di Sojiro. Oh, di nulla. Sei esperto in materia, eh. Comunque, grazie per l'aiuto. Sono contento, dai, abbiamo fatto una serata diversa. A quanto pare dobbiamo aspettare che ci contatti Maruki. Perfetto, e mancano solo 3 giorni. Oh, aspetta, dobbiamo andare a vedere le piante, cavolo, me ne stavo dimenticando. Quanti giorni mancano? 3, perfetto, quindi se anche facessi fare un altro giro di piante dovremmo farcela. Me ne ero completamente dimenticato delle piante, Aro, scusami. Ecco, tether fagioli. Grazie. A quanto siamo di fagioli? Vediamo. Siamo a 9 fagioli, mentre con le cipolle siamo a 6, ok. Allora a questo punto ti chiederei di fare altre cipolle, ma giusto per stare sicuro, non perché mi servano. Saranno pronte il 2-2. Perfetto, ti ringrazio. Torniamo ancora da Yusuke, che ieri tra l'altro mi sa che mi sono dimenticato, bravo scemo. Vediamo quali passive non abbiamo più. Mi manca rifletti ghiaccio, discepolo sagace, signore della magia. Io farei allora a questo punto signore della magia, giusto per averla da parte. Grazie Yusuke. Futaba non è più disponibile per qualche motivo. Andiamo ancora al tempio e sono 12 SP, perfetto. Beh, torniamo a casa. Oggi è martedì e al Jazz Club si aumenta la forza fisica. Ecco qua Ryuji. Ah, Ryuji, eh? Sì. E allora vado a farmi una passeggiata. E Ryuji ha aumentato di 1 di forza, 2 di resistenza e 1 di fortuna. Non male, anche se ha aumentato la resistenza. Va bene anche così. Come ho detto, Ryuji è un cavolo di tank e se aumenta la resistenza mi va solo che bene. L'unica veramente svantaggiata, appunto, oltre a Sumire e Akechi che arrivano a fine gioco, è proprio Haru, perché anche lei è l'ultima, ma ha delle statistiche molto basilari. Buongiorno, Phoenix. 2 giorni al termine, anche il nostro accordo andrà in fumo tra poco. È stata lunga. Lo è di certo. Poniamo fine a tutto. Ne ho avuto abbastanza di questa brutta copia del mondo. È vero. Oggi tra l'altro è passato il mese, quindi possiamo andare per l'ultima volta dentro il centro commerciale sotterraneo a comprare le proteine di importazione. E visto che ci siamo, visto che è l'ultima proteina di importazione che abbiamo, usarla. Aspetta. Sono a Nasaki. Prima andiamo da Yusuke, ci facciamo creare rifletti ghiaccio, anche se con l'anello che ci ha dato l'Avenza le debolezze non dovrei più calcolarle, forse avrei dovuto fare discepolo sagace, ma anche lì, anche discepolo sagace prende le debolezze. Averle comunque da parte le carte che mi proteggono non è male. È sempre meglio essere preparati. Ed ecco qua l'ultima proteina di importazione che compreremo in questo gioco. Visto che oggi Futaba è libera ed è l'ultimo giorno che possiamo farlo, passiamo la giornata con lei, non mi dispiacerebbe.
Ehi, fidanzatina, come va? Ciao, Phoenix. Ora dobbiamo solo aspettare il giorno stabilito. Ehi, fidanzato, andiamo a spassarcela? Certo. Cosa vuoi fare? Passare il tempo con Futaba? Esco con lei. Allora, che facciamo oggi? Andiamo a divertirci. Vuoi dire fuori? Dove vuoi portarmi? Se lo ritieni opportuno, sarò brava, vedrai, purché tu mi stia accanto, Phoenix. Oh, le opzioni che ci sono rimaste in realtà sono anche poche. Direi di andare da Rajuku. A Rajuku? C'è Takenoko Street, vuoi andare? Va bene. Takenoko Street? No, va bene, andiamo. Brava Futaba. Oh, non esiste, c'è troppa gente. Ma biologicamente sono uguale a loro. Sì, posso farcela, avanti. È inutile, la gente non fa che sbattermi addosso. Non posso farcela. Voglio solo essere una persona normale. Aiutami, Phoenix, sei la mia unica speranza. Vuoi arrenderti? Accidenti, non voglio perdere. Sta a guardare, capirò il trucco per camminare in mezzo a questa folla. Oh, guardano tutti avanti quando camminano. Secondo te urtano le persone perché non guardavo avanti? È davvero così semplice? Voglio riprovarci, Phoenix. Sono sicura che stavolta andrà meglio. Certo. Forza! Piccolina, ho un legame speciale con Futaba. Oh, giusto, una cosa che potrebbe piacerle. Qualcosa di nicchia. Tieni, ti ho preso un set di mascotte. Oh, sono degli Uma-chan. Dove li hai presi? Li adoro, sono strambissimi. Uma-chan, il Pegaso. Sì, li metterò accanto al monitor. Grazie, Phoenix. Di nulla, patata. Oh, sono contento che le sia piaciuto. Patatina, lei. Il prossimo ostacolo sulla strada di casa, non perderò. Piccolina. Questo era l'ultimo regalo che potevo farle. È già febbraio, mancano solo 3 giorni alla scadenza. Oh merda, che facciamo? Ve l'avevo detto. Calma, capisco che è una situazione tesa. Se dovesse succedere qualcosa sarebbe domani, giusto? Nessuna sorpresa da parte sua, vero Phoenix? Niente. Immagino che possiamo solo aspettare. Gli piace davvero tenerci sulle spine, eh? Qualsiasi cosa decida il dottor Maruki, non credo ne usciremo senza combattere. Dobbiamo essere pronti a tutto. Hai ragione. Abbiamo già battuto un dio, no? Possiamo battere anche lui. Domani è l'ultimo giorno per i preparativi. C'è qualcosa che devi ancora fare? No, tutto ciò che mi è rimasto da fare è andare in palestra ad allenarmi e sfruttare per l'ultima volta le proteine di importazione. Perfetto, ne hai solo una. E sono 9 HP e 7 SP. Più il frullato e il proteico sono 5 HP più 3 SP. Andiamo a casa allora. Ok. Questo è l'ultimo giorno. Forza allora, dottor Maruki. Ti stiamo aspettando. Senpai. Buongiorno, Phoenix Senpai. Il dottor Maruki avrebbe dovuto contattarci oggi, vero? Stai bene? Sto bene, è solo che ho un sacco di cose per la testa. Ho bisogno di pensarci un po' su. Per ora dovremmo andare a scuola. Certo. Chi sarà? Se viene, lo farà oggi. Sono così nervosa. Non dirlo a me, non riesco neanche a seguire la lezione. E cosa ci sarebbe di diverso dal solito? Sta zitta, intendo che oggi non ce la faccio proprio. E ci ho provato, eh. La gestiremo come sempre. Puoi scommetterci. È una fortuna poter contare sulla tua calma imperturbabile. Phoenix, probabilmente sarai tu a essere avvicinato da Maruki. Nel caso, assicurati di gestire la cosa come abbiamo stabilito. Stiamo parlando di Phoenix qua, non abbiamo nulla da temere. Forse chiediamo troppo, ma potresti decidere anche per noi nel caso in cui si presentasse. Lasciate fare a me. Facci sapere nel caso qualcosa andasse storto, ok? Chissà quale sarà la prossima mossa di Maruki. Sto iniziando ad avere anch'io l'ansia. Vedrai che andrà tutto bene. A quanto pare dobbiamo aspettare che ci contatti Maruki. Adesso ci chiama. Senpai, il dottor Maruki avrebbe dovuto contattarci oggi, vero? Beh, prima che accada, c'è una cosa che voglio dirti. Hai un po' di tempo? Anche stamattina sembrava che volesse parlarti, perciò forse ne dovresti ascoltarla. Allora, deciso, vuoi andare da Sumire? Ah, quindi c'è anche la possibilità di non farlo. Andiamo subito.
Grande! Ci incontriamo prima! Preferirei un posto dove possiamo rilassarci e parlare. Cavolo, avrei dovuto dirgli ti rispondo dopo. Perché così perdo sia le piante che la possibilità di andare da Yusuke. Nulla di importante, però. Scusa per l'inconveniente, spero di sentirti presto. Avrei dovuto rispondere dopo, sono stato un po' stupido. Vabbè, non importa. Ehi là, bella stanza! Questa è la prima volta che invito un ragazzo a casa mia. Sono un po' nervosa. È tutto in ordine. Grazie. Si dice che chi ha una camera disordinata ha anche il cuore sottosopra, perciò... ti ho chiesto di venire oggi perché volevo farti sapere la mia decisione. Che belli quei piedini. Scusami il commento, ma quei piedini piccolissimi sono bellissimi. Qui io e Kasumi ci scambiavamo la promessa di diventare le migliori al mondo. Quasi ogni cosa che vedi qui è uguale a camera sua. Cambiano i colori e poco altro. Effettivamente a uno piaceva un po' più il viola, all'altro piaceva più il rosso. È sempre stato così. Kasumi ripeteva sempre che dovevamo condividere lo stile e i vestiti. Ti amava davvero? Sì, è così quando l'ho persa. Ho accusato il colpo. Ora che è passato un po' di tempo riesco a parlarne. Ma prima ero davvero... Sinceramente, nonostante tutto, sono grata al dottor Maruki. Che intendi? Mi ha fatto capire che potevo vivere una vita come quella di Kasumi. Sono scappata da ciò che ero, sì, ma continuando a vivere come Sumire. Probabilmente non ti avrei mai incontrato, piangerei ancora tutti i giorni. Diventando Kasumi, sono entrata nella tua vita, oh. E visto che come sono andate le cose, ho trovato il modo per tornare a essere Sumire, un passo alla volta. Forse avevo davvero bisogno di essere mia sorella per un po'. Ecco perché sono grata al dottor Maruki. Ed ecco perché ho qualcosa da dire anche a lui. O meglio, voglio fargli vedere che ho trovato un modo per affrontare la realtà. Se il dottor Maruki vedesse quanta strada ho fatto, potrebbe avere la forza per fare altrettanto. Io sarò lì ad aiutarti. Sì, sarò la più forte Sumire Yoshizawa di sempre. Ed eccolo qua, terzo risveglio. Tum, 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 tum. Pam, 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 pam. Che bello. Luce lei. Questo è il mio potere. Vanadis, la persona di Sumire si è trasformata in ella. Perfetto. Grazie mille, Phoenix Senpai. Se non ti avessi incontrato, non avrei mai trovato la forza per affrontare me stessa. Spero che riusciremo sempre a supportarci a vicenda, così non mi perderò più. Sapere di questo discorso, ma sapere anche il finale ti fa dire cazzo, sembrano quasi parole dette al vento. Andremo avanti insieme. Sì, dovunque tu andrai ti seguirò. Non è vero, bugia. Oh, si è fatto tardi, grazie infinite per essere venuto. E apprende una bella mossa, in maschera. Velo dell'alba, aumenta di molto la chance di un alleato che non venga atterrato da un attacco. Perfetto. Danno fisico grave a un nemico due volte. E unita a lama danzante, è un bel colpo quello. Sono entrambi due belle mosse che fanno un buon critico, anche se lama danzante molto di più. Perfetto, Sumire. Sono contento che tu ora sia pronta. Ah, sei tornato. Beh, anche se è un po' presto, credo che per oggi chiuderò bottega. Davvero? Oggi c'erano così tanti clienti che ho finito gli ingredienti. Non ricordo l'ultima volta che è successo. Strano, eh? Strano, sì. Non dimenticarti di chiudere tu. Certo. Domani è il grande giorno. Abbiamo già trovato la strada per il tesoro. In quello nessun problema. Ora dobbiamo solo aspettare. Grande, faremo faville. Sì. Oh, Phoenix Senpai, volevo chiederti una cosa. Il dottor Maruki ti ha contattato? Non ancora. Capisco. Non possiamo che aspettare. Hai ragione. Se salta fuori qualcosa però, vi contatterò subito. A domani. Oh, neanche il tempo di metterlo via. Perdonami se ti chiamo così tardi. Sono Maruki, ad ogni modo. Chi l'avrebbe mai detto? Sì, dal caso che io sia nei paraggi. Ti va di parlare?
C'è una cosa importante di cui vorrei parlarti. E se intendi davvero affrontarmi, credo che tu debba prima darmi una cosa. Va bene, ti aspetto. Grazie. Sarò alla caffetteria tra poco. A presto. Ha sentito tutto. Proprio come sospettavamo, sapeva di dover ricevere una lettera di sfida. Non ho idea di come andrà a finire questo incontro. Ehi, Phoenix. Cerca solo di stare in guardia, ok? Certo, farò attenzione. Niente musica. Momento importante. Calma.